Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Questa è stata una settimana particolare per quanto riguarda la sanità a Siracusa. C'è stato un ex consigliere comunale, Ermanno Adorno, che avendo scoperto di soffrire di un tumore alla prostata ha deciso di far sì che si accendessero i fari sulla vicenda della mancanza a Siracusa della radioterapia. Radioterapia che poi l'ASP8 ha assicurato arriverà entro il 2014. Però qual è la condizione? Chi si soffra di tumore o affezioni simili in provincia di Siracusa e abbia bisogno di spostarsi, noi l'abbiamo chiesto al direttore della ASP8, Anselmo Madeddu. Una protesta contro l'assenza a Siracusa della radioterapia è quella di Ermanno Adorno, ex consigliere comunale, che ha voluto accendere i fari su una vicenda che riguarda tante persone in provincia. Quale sia la condizione di chi soffre un tumore al momento, noi l'abbiamo chiesto al direttore dell'ASP8, Anselmo Madeddu. Quindi dovrebbe arrivare a breve la radioterapia a Siracusa. Materialmente cosa cambierà per chi si è affetto da tumori o da malattie simili? Beh, questa intanto è una battaglia che da anni si conduce, abbiamo sempre detto, abbiamo intanto illustrato i dati di incidenza epidemiologica dei tumori che rafforzavano questa forte richiesta, e qui lo dico prima ancora che da direttore sanitario, da siracusano. Di questa prestazione importante da assicurare ai nostri cittadini e alla nostra provincia. La cosa più importante sicuramente è la dignità che si restituisce ai pazienti oncologici in questa nostra provincia, perché era assolutamente inaccettabile l'idea di questa mobilità sanitaria, di questi trasferimenti in altre province, che non poteva più essere... Così è stata una piaga per questa nostra provincia, quindi intanto lo diciamo con molta contentezza, perché finalmente abbiamo un dato certo, cioè il dato certo è che entro il 31 dicembre la ditta che si è aggiudicata i lavori e che chiavi in mano dovrà consegnare i lavori e dovrà presentare la progettazione esecutiva sugli impianti termici ed elettrici e dal mese successivo, quindi andando subito i lavori, hanno 11 mesi di tempo. Quindi questo significa che se non dovessero insorgere altri imprevisti, diciamo entro novembre noi potremmo avere la radioterapia. Ed è veramente, finalmente, uno straordinario successo per questa nostra provincia. Ripeto, lo dico da siracusano prima ancora che da direttore sanitario, perché la mobilità sanitaria in questa provincia ha rappresentato una piaga gravissima negli ultimi anni. E non solo negli ultimi anni, da parecchio tempo. Nel corso della manifestazione di protesta di Ermanno Adorno, ovvero il suo sciopero della fame, poi fermatosi al quinto giorno, c'è stato un intervento anche da parte di un deputato regionale, parliamo di Stefano Zito, che ha portato buone notizie da Palermo. Assenza della radioterapia all'ospedale Umberto I di Siracusa. Da Palermo arrivano rassicurazioni, come ci racconta il deputato regionale dell'M5S, Stefano Zito. Radioterapia di Siracusa, un discorso lunghissimo che parte da lontano, dovrebbe arrivare entro un anno, però al momento manca. No, diciamo che finalmente è arrivata una nota dell'assessorato, come bene, questa è la nota dell'assessorato, come si sbloccano un attimino o autorizzo comunque sia l'ASPA ad andare avanti con i lavori, quindi il progetto esecutivo e cominciare a appaltare i lavori e andare avanti. Quindi verosimilmente, se tutto va bene anche a livello burocratico, entro fine 2014 si potrebbe discutere questo discorso, si potrebbe concludere questo discorso. Il problema è anche cominciare, che non ci siano intoppi burocratici, e cominciare a formare il personale, che è la cosa più importante, altrimenti è come comprare la Ferrari ma avere poi una persona senza patente, non è che la può guidare. Il piano regolatore di Siracusa, l'assessore Lo Giudice ha deciso di seguire una strada particolare, ovvero coinvolgere, anche per quello che sembra essere un piano della bellezza per la città, gli studenti e anche i professori della facoltà di architettura. Siracusa, un percorso della bellezza. All'interno del piano regolatore, l'assessore Lo Giudice ha deciso di coinvolgere anche studenti e professori della facoltà di architettura di Siracusa, perché ci sia uno sguardo particolare che punti alla bellezza e all'armonia anche all'interno dell'importante strumento.
Facoltà di architettura, gli studenti, i vari insegnanti possono essere parte di quel cervello comune che dovrebbe mettere mano al piano regolatore? Sì, ma il frangente è davvero importante perché la città si appresta a elaborare il nuovo piano regolatore, cioè a elaborare il nuovo progetto di città, la nuova immagine di città. E sarebbe davvero assurdo, inconcepibile, credo ingiustificabile non coinvolgere in tutto e per tutto la struttura universitaria di architettura, i docenti e gli studenti. Addirittura sarebbe inconcepibile non renderli veri protagonisti di questa operazione, perché vivono il territorio, lo vivono con competenza, studiano tutte le dinamiche progettuali che possono essere applicate seguendo quelli che sono chiaramente i principi e gli indirizzi politici che la città vuole dare. E allora questa è un'occasione, direi, storica per realizzare quello che sempre a parole è stato detto ma che forse non si è mai concretizzato, e cioè una vera integrazione, una vera sinergia tra un insediamento universitario d'eccellenza come quello di architettura e la città. Dobbiamo fare in modo che la facoltà si apra alla città e la città si apra alla facoltà attraverso uno strumento principe che è proprio quello della pianificazione urbanistica. Ci fermiamo per la pubblicità qualche minuto, ci vediamo qui tra poco. Prossimi al matrimonio, un meeting sposi vi aspetta. Wedding Days, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre presso San Lorenzo Ricevimenti. Meeting sposi organizzato da Le Fate Wedding Planner. Fotografi, parrucchieri, servizio fiori, abiti da cerimonia e tanto altro, insieme per organizzare al meglio il vostro matrimonio. Sabato 30 dalle 16 alle 21.30, domenica 1 dicembre dalle 10 alle 21.30. Meeting sposi organizzato da Le Fate Wedding Planner, San Lorenzo Ricevimenti, Contrada Bove Marino, Noto. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Scavolini Store Siracusa ha progettato per te un Evolution in una composizione lineare 4,20 m, finitura laccata opaca a soli 4.600 euro. Scavolini Store Siracusa ti aspetta in Viale Scala Greca 381. Dalla passione, l'esperienza, la carriera e la professionalità nasce anche a Siracusa la Chance Ballet, scuola di danza di Steve LaChance, con la direzione accademica di Dina Cultrera Minniti. Corsi di danza educativa, propedeutica, classico, moderno, contemporaneo, hip hop e break dance. Ampie sale dove insegnanti qualificati e professionisti mirano a trasmettere, coinvolgere e insegnare una passione che unisce il ritmo di musica, la danza. La Chance Ballet vi aspetta a Siracusa in via Monte Catuso numero 4. La Chance Ballet, l'esperienza e l'amore per la danza per crescere insieme. Vieni con me, è una giornata senza pioggia. Con chi la fai la spesa? Se la spesa non si sfoggia, mi puoi parlare di prezzi e sono prezzi senza pioggia. Sono qua per te, Gema Superstore. Sono Gema. La sensazione di volare per raggiungere la padronanza muscolare ed eliminare lo stress. A Siracusa nasce Studio 1, nuovissime discipline per l'armonia di corpo e mente. Antigravity yoga per il benessere della tua schiena. Fatti cullare dalla sensazione di leggerezza in assenza di gravità. Girotonic, un innovativo macchinario che allena il tuo corpo lavorando la muscolatura profonda con movimenti armoniosi e circolari. Pilates per raggiungere la massima forza addominale, respirazione
e padronanza muscolare di tutto il corpo. Affidati a Studio 1, specialisti in nuove attività mai viste a Siracusa per il benessere del tuo corpo. Liberati dalla pesantezza quotidiana. Studio 1, provare per credere. In via Lorina 53 a Siracusa. Per informazioni e iscrizioni 392 40 64 371 o 393 12 70 971. Da Mica City Tech Store, prezzi in festa. TV LED 32 pollici Mia HD Ready con funzione USB recorder a euro 199,90. Asciugatrice Indesit 7 kg con partenza ritardata e silenziosa scontata a 299 euro. Tablet Majestic 7 pollici Wi-Fi 3G con sistema Android Dual SIM, 1 giga di RAM, fotocamera fronte retro in offerta speciale natalizia a 149 euro. Mica City Tech Store in via Elorina 55 a Siracusa. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale contro la pena di morte. Una serie di occasioni e di incontri a Siracusa, ne abbiamo parlato con qualcuno che è dentro queste vicende. Contro la pena di morte, una giornata importante anche perché sostenete, si sostiene che siano sempre più i motivi che giustificano il non applicare la pena di morte che applicarla. Sì. Domani sarà la giornata City for Life, ovvero Città per la vita contro la pena di morte. È una campagna internazionale dove noi, la comunità di Sant'Egidio, che è la promotrice dell'iniziativa, si è sempre battuta contro appunto la pena di morte per la vita. Non c'è giustizia senza vita. Questo è quello il messaggio che noi intendiamo comunicare. Il comune di Siracusa è stata ben lieta di appoggiare questa iniziativa e lo ha fatto con tre eventi importantissimi. Il primo, che si terrà alle 5 presso la sala stampa di via Minerva, quindi alle nostre spalle. Ci sarà un incontro con un testimonial della campagna internazionale Art Laughing. Parteciperanno anche il professore Tocco e il dottor Cerreti della comunità di Sant'Egidio. Successivamente alle 7:30 ci sarà la preghiera contro i condannati a morte, che si terrà alle 7:30, con successivamente una fiaccolata fino al Duomo, dove verrà successivamente illuminata la cattedrale. E quindi avremo i saluti del sindaco e anche la benedizione e la partecipazione di Monsignore Pappalardo. È terminato il cosiddetto tour delle mura dionigiane, che ha voluto coinvolgere studenti siracusani ma anche semplici turisti o curiosi in un percorso alternativo per conoscere alcune parti belle della nostra città e della sua provincia. Ne abbiamo parlato con Carmelo Maiorca di SOS Siracusa. Tour delle mura dionigiane, un percorso virtuoso che ha permesso a curiosi, turisti o semplici cittadini di conoscere zone e ambienti rappresentativi della bellezza naturale, non soltanto del territorio. È stata l'occasione per mettere in luce anche il senso ambientalista dell'operazione, come ci spiega Carmelo Maiorca di SOS Siracusa. Il bilancio è sicuramente positivo per questi quattro appuntamenti che abbiamo chiamato Grand Tour delle mura dionigiane, con un pizzico di ironia da un lato, ma con l'altro l'intenzione di spingere e di richiedere con forza una volta per tutte l'istituzione del parco archeologico di Siracusa. Una richiesta che va rivolta innanzitutto alla regione siciliana. La parte loro l'ha fatto non soltanto SS Siracusa attraverso le proprie associazioni, ma anche i tanti cittadini che in questi quattro appuntamenti sono arrivati numerosi a vedere i resti della ex tonnara di Santa Panagia, l'orto, il giardino botanico e le altre vestigie all'interno dell'azienda vinicola Pupillo, le latomie di Siracusa, iniziativa già promossa abitualmente da Italia Nostra, e ieri la visita al castello Eurialo con Natura Sicula, con Legambiente che ha fatto da cicerone, esattamente come già Natura Sicula, Slow Food e altre associazioni che fanno parte del coordinamento di SOS Siracusa e che sono state molto attive in questi appuntamenti, che probabilmente si continueranno nel tempo perché c'è questa forte esigenza da parte dei siracusani di riappropriarsi in qualche modo dei tesori del loro territorio.
Bene, è tutto, qui il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.